Buonasera a tutti, ci ritroviamo qui al Palamangano di Scafati con il capitano della Giuova Scafati Basket Riccardo Rossato per presentare quello che è il derby con la Gevi Napoli che andrà in scena proprio qui alla Beta Ricambi Arena lunedì 2 gennaio alle ore 20:45. Riccardo, è stata una settimana particolare per voi, 7-10 giorni difficili anche per il vostro presidente, il vostro patrone Nello Longobardi, che oggi purtroppo ha perso la cara madre. Condoglianze anche da parte della redazione a lui, al figlio Enrico e a tutta la sua famiglia. Però in questi 10 giorni non vi ha fatto sentire soli, anzi è stato spesso qui al palazzetto a caricarvi proprio in vista di un derby molto importante. Le tue parole per Nello, per la sua famiglia, in vista appunto di questo brutto evento e aspettando il derby con Napoli. Sì, intanto noi di squadra insomma vogliamo fare le più sentite condoglianze, ecco, per la perdita della cara madre a Nello, a Enrico, magari chi conosce meno anche a Naomi, insomma la moglie di Nello. Ci dispiace molto, insomma Nello queste settimane non ci ha mai fatto mancare il suo affetto, ci è stato molto vicino Nello e insomma Enrico, so quanto ci tengono insomma questa partita e penso che questo momento particolare, ecco, ci ha fatto ancora un gruppo più unito tra squadra e società. E insomma noi che viviamo abbiamo avuto la possibilità, ecco, di vivere più giorni insieme a Enrico e a Nello, ecco. Sì, è un momento particolare, arriva il derby, parliamo un po' di parquet. C'è appunto tanta attesa per vedervi finalmente di nuovo in scena dopo queste due vittorie super sui campi difficilissimi di Bologna e Brindisi, in mezzo anche alla sconfitta con Tortona. Come arrivate a questo derby? Pare che la favorita, se vogliamo dirlo, siete voi. Oggettivamente Napoli non è sembrata una squadra molto in palla nelle ultime settimane a differenza vostra, però sappiamo che il derby è sempre una partita che fa storia a sé, dalla quale la classifica tende un po' a dire poco o nulla. Come ci arrivate? Noi pensiamo che la partita possa svoltare appunto con l'energia che state mettendo in campo domenica dopo domenica. Sì, diciamo ci dispiace per l'ultima prestazione qui contro Tortona, perché saremo insomma una bellissima fila di vittorie, però siamo consapevoli che col lavoro, infatti subito dopo Tortona ci siamo messi a lavorare duro e questo ci ha portato subito insomma nell'immediato il successo con Brindisi fuori casa, che è un campo veramente difficile. Quindi anche con Napoli sappiamo che è una partita più sentita delle altre in casa. Però anche là noi ci focalizziamo giorno dopo giorno sul lavorare duro e insomma sappiamo che questo alla lunga insomma ci pagherà sempre, ecco. Sì, parliamo un po' anche di Napoli, un po' della storia degli ultimi precedenti sia qui al Palamangano che a Napoli. Da quando c'è stato l'avvento di Grassi in terra partenopea, in campionato la Gevi ha sempre vinto contro di voi, tu hai vissuto tutti gli ultimi derby, l'unico derby vinto appunto da Scafati è stato quello qui proprio al Palamangano nel 2020, quando poi c'è stata la vittoria della Supercoppa a 100. Come pensi di riuscire a sfatare questo tabù e niente, come vedi appunto questo derby, una tua analisi? Sì, diciamo magari se mi metto nei miei panni, che magari come hai detto te gli ultimi 5 derby ne abbiamo vinto solo uno, quello della Supercoppa, e, sai, può essere un po' un motivo un po' più di orgoglio, ecco, di dire insomma devo vincere il derby di Serie A, però noi insomma in questo momento stiamo costruendo un'identità solida, siamo una squadra sempre più solida e penso, come ho detto prima, col lavoro che facciamo tutti i giorni insomma riusciremo ad affermarci subito. Sì, ricordiamo che Scafati, non so se sai Riccardo, ma degli ultimi 10 derby non so quanti ne avrà vinti, ma in Serie A l'ultimo anno retrocesse matematicamente proprio al Palabarbuto in una sconfitta proprio contro gli azzurri, mentre l'ultimo derby giocato qui lo vinsero gli uomini allora di coach Calvani, che tra l'altro tu hai anche avuto qui nel tuo primo anno se non erro. Passiamo avanti, diciamo, questo tuo passaggio dalla Serie A2 alla Serie A, come lo stai vivendo questo periodo di ambientamento? All'inizio subito sei partito fortissimo, poi l'arrivo di Kaya,
nuovi diktat, un nuovo ruolo anche, come stai, ti stai approcciando appunto a questa Serie A? Sì, diciamo che comunque tanto dall'inizio col dire che appunto fare un derby, insomma, poi farlo in Serie A penso che sia al massimo, insomma, il top, insomma, per ogni sportivo, ecco, sia la partita penso più bella, ecco. E sì, poi devo dire che la differenza tra 2 e a 1 è veramente, insomma, si nota parecchio, però lavorando duro penso e spero che, insomma, posso affermarmi come, insomma, un giocatore che può stare a questa categoria, ecco. Quindi anche là penso che il lavoro di ogni giorno poi magari, insomma, potrà aiutarmi, ecco. Sì, Riccardo, siamo arrivati alla fine di questo 2022, tiriamo magari le somme di quello che è stato un anno per Scafati storico, credo molto importante anche per te. Come l'hai vissuto, un resoconto, e cosa ti aspetti dal 2023 che si aprirà, diciamo, col botto? Sì, diciamo che il 2022 è stato un anno, insomma, del tutto positivo sportivamente parlando. Abbiamo, insomma, conquistato la Serie A, abbiamo visto, insomma, un Palamangano infuocato, insomma, invincibile, ecco. Poi anche giocare fuori casa con tutto il seguito che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere in Serie A è incredibile, quindi penso che qualcosa di bello abbiamo creato. E quindi faccio, insomma, gli auguri a tutti quanti di buon anno e chiedo di seguirci come stanno facendo alla grandissima, perché c'è sempre gente a Brindisi, a Bologna, quindi non possiamo dire niente ai tifosi scafatesi che veramente ci seguono ovunque, in casa ci fanno sentire come sesto uomo, e di continuare così, e noi continueremo a lavorare duro durante la settimana e penso che tutti insieme riusciremo a toglierci, insomma, delle belle soddisfazioni. Riccardo, grazie, facciamo anche noi tanti auguri di buon anno da parte di tutta la redazione alla Givova Scafati e a tutti i suoi tifosi, a tutto il popolo scafatese.